Ciao a tutte ragazze e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la costruzione dell'armatura di Iron Man, uscita numero 36. Andiamo subito. Aspetta. Ah, 400 numeri di Iron Man. Nella pagina della costruzione. Questo numero è molto semplice, però faccio vedere tutti i pezzi di questo numero. Allora, abbiamo la piastra interna della coscia in metallo, molto grande, come potete vedere dalla mano. Dipinta perfettamente, metallo abbastanza pesante. Poi un'altra piastra posteriore della coscia, anch'essa metallo colorato d'oro. Qui non so, ci sono due buchi, ma non credo dobbiamo mettere viti. Ok, ed infine una piastra piccolina colorata di rosso in plastica questa volta. Ok, vediamo cosa c'è da fare. Prendiamo la piastra posteriore dorata e applichiamo questa piastra piccolina, semplicemente incastrandola una con l'altra in un'unica posizione, in questo modo. Esercitiamo una leggera pressione e il nostro pezzo è fatto. Guardate che bella. Questo è il montaggio. Qua dice di conservarli. Sicuramente nel numero 37 che ora vi farò vedere dobbiamo fare altre cose. Questo è l'esploso, è la parte dove l'avevo messa, la coscia interna. Praticamente vi faccio vedere, è così. Spettacolare anche solo questi due numeri, due pezzi. Molto bella e molto grande. Ok, mettiamo da parte questo numero, prendiamo il numero 37. Andiamo alla pagina dei pezzi. Andiamo a vedere cosa c'è da fare. Allora, io ancora non ho spacchettato il numero 37, questo è il blister, guardate, numero 37, lo apriamo insieme, la nostra bella forbice da barbiere. Ok, apriamo questi tre pezzi, che anche queste non ci sono viti, stranamente. Ok, vediamo come sono fatti. Allora, intanto vediamo, questa è la piastra frontale della coscia. In plastica, però decorata perfettamente. Perfetto. Piastra esterna della coscia. Questo solco bello. In plastica. C'è scritto L, perfettamente colorata. E infine la piastra frontale della coscia 2. Molto bella anche questa. Allora, vediamo cosa c'è da fare. Allora, qua dobbiamo prendere le parti costruite dell'uscita numero 34, cioè questa. Dobbiamo unire la piastra esterna, cioè questa, alla coscia. I pezzi si incastrano grazie a due piccole perne presenti sul lato inferiore della piastra 37A, che è questa, che deve restare ben ferma una volta posizionata. Allora, andiamo avanti, vediamo se combacia tutto in questo modo. Pressiamo leggermente. Perfetto, guardate che risultato.
Bello, bello, bello. Allora, le altre due parti qua dice: utilizzeremo le piastre, le cose delle prossime uscite per completare queste parti del tuo model kit di armatura Mark 3. Ok, vediamo dove vanno messe. Oh, qua c'è l'esploso, la parte che ho messa. Questa è la coscia sinistra, però perché fa vedere? Ah, giusto, sì, da questo lato. Poi abbiamo così. Non so perché non fa montare qua. Così. Strano. Boh, così, questa così, e questa deve essere la parte, boh, vediamo cosa dice la fine di questo numero. La quarta parte è la coscia sinistra, sì, la quarta parte facciamo molto di più. Ok, questi sono i pezzi perché è molto grande la gamba, giustamente. Sono molti pezzi da assemblare. Ok, per questo video è tutto, grazie per la visione, a presto, ciao! Numero 36 e 37. Eccole qua. Queste sono tutte le parti di questi numeri. Ok, alla prossima. Ciao.